Roma, Olimpiadi 1960. Berruti vince nei 200 metri piani. È la più ambita medaglia d'oro per l'Italia. Nel ciclismo, Gagliardoni vince due medaglie d'oro. Al Palazzo dello Sport i pugili italiani conquistano tre medaglie d'oro, tre d'argento e una di bronzo. Anche nella palla a nuoto la squadra italiana è prima. Nella scherma il genovese Delfino vince nella spada individuale. Ma il prestigio dell'Italia non è soltanto nelle vittorie dei suoi atleti. In poco più di un anno Roma si è preparata alle Olimpiadi moltiplicando le attrezzature sportive e creando un'organizzazione che entusiasmerà gli ospiti stranieri. Tutto è stato previsto nei minimi particolari e i turisti provenienti da ogni parte del mondo hanno trovato al loro arrivo a Roma la più cordiale accoglienza e un perfetto servizio di assistenza. Il pieno successo ottenuto dall'Italia in occasione delle Olimpiadi è la prova dello stato di ordine, di pace e di tranquillità che ormai regna nella nostra nazione. La storia di questi due ultimi anni di vita italiana può dare la misura di questo progresso. Bentrovati, nuovamente bentrovati a tutti. Come vedete il nostro studio si è popolato e vorrei prima di tutto salutare i nostri ospiti, il professor Paolo Gheda, che insegna storia contemporanea all'Università della Valle d'Aosta, e il professor Maurizio Ridolfi, che insegna sempre storia contemporanea all'Università della Tuscia. Volevo salutare i ragazzi e volevo nuovamente salutare Gabriella. Ben trovato Francesco. Abbiamo visto un filmato molto evocativo. L'Italia della ricostruzione e del miracolo vede nelle Olimpiadi di Roma, siamo nell'estate del 1960, un momento fondamentale di passaggio e di snodo. Il tricolore può nuovamente sventolare. Gli anni della guerra, gli anni anche della ricostruzione sono finiti, l'Italia si ripresenta nuovamente sullo scenario mondiale. Ci sono le vittorie, ma c'è anche un'organizzazione perfetta. Non a caso si parla di Olimpiadi dal volto umano. Ma entriamo ancora nel clima di quegli anni e vediamoci un altro filmato che abbiamo scovato per voi negli archivi dell'Istituto Sturzo. Quando l'Italia? Gli anni 1963. L'Italia sta cambiando volto. L'immagine di un paese povero, di un popolo spensierato ma pigro, è cancellata. L'Italia degli anni 60 è fatta di grandi città che crescono ogni anno di più, di industrie che esportano all'estero, di campagne che si spopolano e si rinnovano, di scuole che non reggono l'afflusso degli studenti, di autostrade e di aeroporti. Il sogno dei nostri padri di vivere in un paese moderno sta per avverarsi, affidato a una generazione nuova che crede nel proprio avvenire e che vuole rompere i legami con un passato troppo spesso carico di umiliazioni. Mai nel nostro paese c'era stato un periodo così lungo senza guerre, mai si era visto un progresso così costante, dove oggi corrono queste macchine 20 anni fa. Nessuno sa che cosa avverrà dell'Italia. Abbiamo visto il Sette Bello sfrecciare sulle rotaie, sui binari di un'Italia che si è rimessa al lavoro. Abbiamo visto un'Italia al lavoro, un sogno di un paese finalmente moderno. Professor Ridolfi, quali sono gli assi del cambiamento che si produce in questi anni? Gli anni 50 sono gli anni della cosiddetta grande trasformazione. Finita la ricostruzione, parte un decennio con un cuore tra il 58 e il 63 di grande sviluppo, di grande modernizzazione. Pensiamo ai fenomeni più importanti, il passaggio di tanti milioni di italiani dalle campagne alle città, la motorizzazione, la Vespa, la mitica Vespa, le auto della Fiat, le autostrade, quindi le infrastrutture che permettono agli italiani di muoversi, di girare il paese, i consumi, le famiglie cominciano ad avere opportunità, la macchina, la lavatrice, poi la televisione, le vacanze, il tempo libero che prima non erano permesse, i costumi, le famiglie, il modello tradizionale della famiglia va
va cambiando, perché le famiglie si rompono, perché i figli escono di casa, vanno a trovare lavoro su nel nord, magari emigrando dal sud. Cioè diversi fenomeni di natura economica, ma anche sociale e culturale, che cambiano l'Italia. Ecco, è un po' l'ordine del giorno di questa nostra puntata, è l'ordine del giorno di questa trasformazione dell'Italia e degli italiani. Ma credo che certamente anche i nostri ragazzi saranno stati sollecitati da queste immagini di cambiamento, da queste immagini di modernizzazione. Sì, Francesco, forse lo sapete già, per chi ci ha seguito finora, questi nostri giovani ospiti sono studenti di varie facoltà, sono anche ragazzi che cominciano a muovere i primi passi nel mondo del lavoro con degli stage, che insomma stanno respirando le contraddizioni del tempo presente su di sé, quindi hanno tante domande rivolte al passato. Però la prima la voglio rivolgere io al professor Gheda. Abbiamo visto dei filmati che ci restituiscono un'immagine di un'Italia che non cammina, che marcia, che corre, ma sembra veramente di essere una nuova era di fronte a una nuova generazione. Ma era davvero così? E insomma, qual era il vero volto della modernizzazione? Ma saremmo portati a dire proprio come dice lei, cioè che in pochi anni ci si trova davanti a un nuovo paese. Eppure tante delle persone che in qualche modo interpretano questa nuova stagione sono persone che avevano vissuto anche la tragica stagione della fine del fascismo, della resistenza e quindi la conclusione della guerra. Quindi probabilmente cambia uno spirito, ecco, cambia uno spirito nel popolo italiano che si vede raccordato sui valori della nuova Costituzione repubblicana, sulla voglia di crescere come popolo, certo confrontandosi al suo interno tra le sue identità politiche, ma con la volontà comune appunto di ricostruire, di ricrescere. E credo che da questo punto di vista, simbolicamente, gli elementi evocati dal collega Ridolfo i primi siano particolarmente emblematici proprio di questa voglia di crescita nuova. Ecco, professor Ridolfi, questo cambiamento avviene in un quadro in qualche modo di stabilità, anche se il sistema politico poi continua a fibrillare per conto suo. Un quadro di stabilità, quello della scelta democratica e quello della Costituzione e dell'attuazione della Costituzione. Sì, c'è un'opposizione, c'è una maggioranza, c'è un governo centrista con i partiti cosiddetti centristi, ma lo spirito, io credo si possa dire, era condiviso, cioè quello di ricostruire e di fare sviluppare l'Italia. Sono anni nei quali, al di là delle forti contrapposizioni ideologiche, c'è da parte delle classi dirigenti di tutti i diversi partiti la voglia di concorrere a questo progetto comune. I punti di vista possono essere anche diversi, ma l'obiettivo è comune. Ecco, questo credo sia una cosa da sottolineare. Ecco, credo che questo sia importante, credo però che ci sia un'altra curiosità da parte dei nostri studenti. Perché è ovvio che lo sport, le immagini delle Olimpiadi, dei primati italiani negli sport, insomma, hanno sollecitato un po' tutti qui. Iuri, tu volevi chiedere qualcosa? Sì, soprattutto perché noi oggi viviamo un pochino in generale tutti gli sport con grandissimo interesse. Io vorrei sapere come è stato vissuto lo sport, soprattutto negli anni 50, visto che comunque le Olimpiadi si sono tenute in Italia. Dico io? Di tu. Le Olimpiadi a Roma ovviamente sono un evento mondiale, insomma lo dice la parola stessa, ma sono una vetrina per l'Italia. In realtà c'era stata una vetrina anche qualche anno prima, con le Olimpiadi invernali a Cortina, laddove aveva esordito la televisione nella rappresentazione, nella documentazione dell'evento sportivo. Ma ovviamente le Olimpiadi sono il clou, sono il momento in cui l'organizzazione, la capacità di organizzarsi del paese emerge, ed emerge anche, io credo, quello spirito a cui faceva riferimento il collega, vale a dire una presenza e partecipazione in molti sport del tempo, laddove i nostri atleti ebbero veramente dei risultati di grande rilevanza. Le Olimpiadi di Roma, da questo punto di vista, sono una sorta di primato che ancora non è stato superato. Quando l'Italia entriamo più approfonditamente nel cambiamento, vedendoci il terzo filmato che abbiamo scelto per voi. Sono le immagini del paese in cui voi e io viviamo. Già osservandolo in questa prospettiva, il suo paesaggio mostra un volto su cui è profondamente impresso il segno di un progresso graduale ma sicuro. Il volto di un paese che prepara ora per ora il suo futuro. Nelle campagne, ad esempio,
Il progresso della tecnica produttiva e della industrializzazione ha permesso uno straordinario aumento del livello di produttività della nostra agricoltura. Molti sono ancora naturalmente i problemi da risolvere, in primo luogo quello di trovare un'occupazione per le nuove leve del lavoro. Pure il progresso fa molti passi avanti. Esso consente ad un minor numero di lavoratori agricoli di produrre meglio, di più e su di una maggiore estensione di terreno. Ma vi domanderete certamente dove sono andati gli altri agricoltori? Col mutare del paesaggio mutano anche le mentalità, le aspirazioni, le abitudini degli uomini che lo abitano. Il progresso delle comunicazioni, la circolazione sempre più intensa delle idee e delle esperienze fra i diversi settori della vita economica del paese ha aperto nuove prospettive, nuovi orizzonti di attività. Questa gente ha compiuto, come noi ora, un incontro importante, l'incontro con la città, la moderna città industriale e commerciale che è come il cuore della vita economica di un paese. Anche le grandi città vanno mutando il loro volto, vanno incontro al futuro. Il ritmo della loro vita si fa travolgente, caotico, ma si tratta di un disordine soltanto apparente, dietro il quale più segretamente si gettano le basi di una società nuova, caratterizzata dai nuovi rapporti fra gli uomini e gli strumenti che essi hanno predisposto per la soddisfazione dei loro bisogni vitali. Sono immagini molto belle, sono le immagini di un'Italia al lavoro, di una modernità che avanza, sono le immagini di un cambiamento che investe tutti gli italiani, ma certamente uno degli assi fondamentali di questo cambiamento è che cambia il rapporto fra città e campagna. Abbiamo delle migrazioni che molti hanno definito bibliche. Professor Ridolfi, ci spieghi questa mobilità degli italiani, sia nelle motivazioni economiche sia anche nelle conseguenze sociali. Nel corso degli anni 50 muta un tratto identitario, direi quasi secolare, della storia d'Italia, vale a dire la centralità del mondo contadino, dell'agricoltura, delle campagne. Con il censimento, con i primi 100 anni dell'Italia Unita nel 1961, questo equilibrio muta a vantaggio di chi lavora nelle industrie, nelle manifatture. E perché si fugge dalle campagne? Perché ovviamente la città attira perché c'è lavoro, perché si vive meglio, ci sono più opportunità, c'è una possibilità di crescita, di ascesa sociale che nelle campagne indubbiamente non si ritrovava. E le conseguenze sono su vari piani. Intanto cambia la geografia umana di questo paese, di quel paese. Tanti milioni di italiani dalle regioni meridionali vanno su nel nord perché ci sono le fabbriche, perché ci sono le industrie, quando non sono costretti addirittura ad emigrare all'estero. E muta il costume, muta il modo di essere. Vivere in città, lo sappiamo tutti, è cosa ben diversa che vivere in un piccolo paese di campagna o della provincia. C'è il cinema, c'è il ballo, le musiche, il tempo libero, la socialità tra i giovani, tra le nuove generazioni, tutto cambia rispetto al mondo in qualche modo autoreferenziale della campagna. Ecco, io direi che possiamo approfondire appunto la portata di questi cambiamenti con questo altro contributo filmato. Attenzione, vi prego di notare lo stile. È uno stile didattico. Si cerca di spiegare agli italiani come cambiano le cose e nello stesso tempo anche emerge l'orgoglio per il cambiamento in atto.
Quest'ansia di informazione, di ricerca, di studio che accomuna tutti gli italiani moderni è testimoniata anche dalla cifra ogni anno crescente che lo Stato destina alla pubblica istruzione. Nel solo triennio dal 1954 al 1957 sono stati spesi per nuove attrezzature scientifiche circa 12 miliardi. L'Italia non si trova impreparata a sfruttare le grandiose scoperte che segneranno il volto del mondo nel prossimo futuro, e tanto più sarà preparata quanta maggiore tranquillità regnerà all'interno del paese, quanto più efficienti e stabili saranno i nuovi governi. È giusto che col mutare del livello di educazione dell'italiano medio, con l'accrescersi della sua cultura, della sua qualificazione professionale, in una parola della sua civiltà, aumenti in pari grado il tenore della sua vita. A determinare questo progresso nel tenore di vita del nostro paese ha contribuito non poco la stabilità della nostra moneta. Questo fatto ci ha valso lusinghieri riconoscimenti e qualche invidia persino presso paesi assai più ricchi del nostro. Pensate che nel corso degli ultimi 10 anni il potere d'acquisto di alcune monete tra le più importanti del mondo ha subito notevoli flessioni rispetto al livello dei prezzi all'ingrosso. Il dollaro, ad esempio, ha perduto il 20% del suo potere d'acquisto, la sterlina ben il 38%. Il franco francese ha subito addirittura un pauroso tracollo, il suo potere d'acquisto è diminuito del 63%. Anche il marco tedesco ha perduto il 24% del suo potere d'acquisto. La lira, al contrario, ha non solo mantenuto, ma persino accresciuto il suo potere d'acquisto di 10 anni fa, di un modesto 4%. Un'ulteriore conferma di questo aumentato tenore di vita è fornita dal crescente peso che nel bilancio dell'italiano medio assume il capitolo delle cosiddette spese voluttuarie. Gli italiani spendono ogni anno più di 100 miliardi per andare al cinema, circa 9 miliardi per andare al teatro, 15 miliardi in altre forme di vario trattenimento e infine altri 9 miliardi per assistere a spettacoli sportivi. Quelle che avete visto sono le immagini di un paese moderno, proteso verso la conquista del suo futuro. Un paese in cui il progresso, protetto dalla pace e dall'ordine, sta investendo con la sua ondata di benessere tutti gli italiani. Un paese nel quale ogni giorno diventa sempre più piacevole vivere e lavorare. Un paese moderno, un paese nel quale diventa sempre più bello vivere e lavorare. C'è l'orgoglio di quel modesto 4% nel filmato che abbiamo sempre tratto dall'archivio dell'Istituto Sturzo. Credo che i ragazzi saranno molto colpiti da questi dati. Le domande sono tantissime, perché questa Italia sembra diversissima da quella che viviamo noi oggi. Tant'è vero che voi non l'avete sentito, ma qui dietro un ragazzo a un certo punto ha detto: eravamo forti un tempo. Comunque c'è una domanda, Giulio. Sì, la domanda che volevo porre al professor Gheda era: nei video abbiamo visto tanta felicità e tanta ricchezza, ma quali sono gli italiani esclusi? Gli italiani esclusi sono quelli non rappresentati dal video che viene presentato. Certamente c'è anche la volontà retorica di esporre un paese che cresce, un paese positivo, un paese in via di miglioramento. In realtà, naturalmente, questa crescita, questo boom coinvolge la popolazione in senso positivo, ma talvolta anche in senso negativo. Il sud Italia, tramite l'emigrazione, in un certo senso diventa più povero. Ci sono meno lavoratori, al nord si creano dei problemi di convivenza, si aprono le grandi periferie intorno alle città industriali, dove naturalmente la qualità della vita è meno bella di quella dei centri precedenti. Per cui in realtà le problematiche sociali ci sono e diventano particolarmente stridenti all'interno dei centri urbani. Nonostante questo, il paese vive, come dicevamo, uno spirito di crescita, e questo è un po' quello che i media vogliono rappresentare, anche proprio per porsi come un volano di questa grande esplosione della modernità. Ecco, non a caso, appunto, qual è la risposta, la prima risposta a queste trasformazioni? La prima risposta a queste trasformazioni è una politica di riforme, cioè una politica di attuazione della Costituzione. Attuazione della Costituzione e dell'ispirazione sociale della Costituzione. E credo che questo nostro nuovo contributo filmato ci potrà far entrare in questa dinamica di riforme che appunto cercano di allargare questo primo benessere, che naturalmente è enfatizzato, ma che comincia a diffondersi nella società italiana. Si attuano riforme di grande significato. La riforma agraria comincia ad affrontare i problemi di giustizia sociale del nostro paese. Per la prima volta lo Stato interviene per dare la terra ai contadini e insieme alla terra la possibilità di riscattarsi dall'ignoranza e dalla povertà. Si spezza il latifondo, si promuovono iniziative di cooperazione fra i contadini.
I terreni rimasti incolti vengono messi a frutto. È il primo tempo del rinnovamento delle campagne. Poi verrà il piano verde. La cassa per il mezzogiorno apre gli orizzonti della rinascita del sud. Case, ponti, strade, in una terra dimenticata da secoli, sono la premessa indispensabile per la ripresa economica e l'industrializzazione. L'acqua in zone riarse e desolate è il simbolo della nuova speranza. La gente del sud comincia a capire che qualcosa di nuovo sta succedendo anche in Italia. Nel 1951, con la nascita della comunità del carbone e dell'acciaio, la CECA, l'ideale della unità europea fa il primo passo. I comunisti accendono una serrata polemica. Dicono che la concorrenza straniera distruggerà la nostra debole industria. Proclamano che l'Italia sarà la Cenerentola del vecchio continente. Invece, nel 1962, l'Italsider, il complesso italiano dell'acciaio, sarà divenuto la più grande azienda siderurgica d'Europa. La tragedia del Polesine, sconvolto da una terribile alluvione, non intacca la fiducia degli italiani nel futuro del paese. Risorge anzi in quell'occasione quello spirito di solidarietà umana che sembrava scomparso sotto i turbini della guerra. Aiuti e soccorsi giungono da ogni parte d'Italia. I tempi difficili sono presto dimenticati. I cambiamenti nella situazione economica hanno preso a influire nelle abitudini degli italiani. Appaiono i primi segni del benessere. Nascono le riviste musicali sullo stile di Broadway. Furoreggia la fisarmonica di Kramer. I festival della canzone offrono nuovi motivi da fischiettare per le strade. L'ingegno nostrano inventa il motoscooter all'italiana che invade la penisola. Si mette da parte la bicicletta e si cavalca la Vespa. Poi verrà la Lambretta. Naturalmente c'è anche chi lascia la Balilla e la Topolino per sperimentare la nuova 1100. Quando l'Italia era in movimento, prima abbiamo parlato delle riforme. Darò poi la parola ai giovani, ai ragazzi che sicuramente saranno molto interessati da questi aspetti di cambiamento nello stile di vita, nei comportamenti collettivi. Ma professor Ridolfi, abbiamo sentito parlare di riforma agraria. Credo che sia un passaggio importante di questi anni. La riforma agraria è uno dei fenomeni centrali di questa grande trasformazione del paese. Si rivendicava una riforma agraria da decenni, da secoli probabilmente. Il risorgimento era stato anche una riforma agraria non compiuta. Quella riforma ebbe una eco politica forte perché le opposizioni la contrastarono. In realtà oggi noi col senno del poi possiamo dire che veramente fu una riforma strutturale, cioè che pose le fondamenta di una parte almeno di quella grande trasformazione. Insomma, nelle aree del paese laddove c'era una tradizione di là di fondo, oppure di terre incolte o coltivate male, improduttive, con la formazione di una piccola proprietà si dava la possibilità al coltivatore diretto, insomma, questa nuova figura sociale che emergeva negli anni 50, di diventare un protagonista effettivo della trasformazione del paese e della modernizzazione delle campagne. Ecco, ognuno in qualche modo si fa carico della propria intrapresa, cioè c'è uno stimolo ad intraprendere. Certo. Un altro aspetto molto importante, lo abbiamo visto anche nel filmato, è legato alla urbanizzazione ed è legato alla costruzione delle case. C'è una famosa iniziativa, il cosiddetto piano INA Casa. Professor Gheda, come il piano INA Casa viene concretamente incontro alle persone e anche come cambia il volto delle nostre città? È il famoso piano delle case Fanfani che vanno in qualche modo a trasformare il perimetro delle nuove città urbanizzate con l'industrializzazione della ricostruzione. Le prime case che contengono il bagno interno, le prime case che ospitano gli elettrodomestici, in cui si può condurre una vita quotidiana particolarmente vicina a quella che conduciamo noi oggi. E soprattutto
che vanno a creare queste nuove dimensioni demografiche periferiche, dei nuovi quartieri, dei lavoratori, delle industrie, che creano indubbiamente in qualche modo proprio un nuovo scenario di vita all'interno delle città del nord. Abbiamo visto scorrere le immagini di un importante convegno che è stato tenuto all'Istituto Sturzo proprio su questo piano In a Casa. Ma io credo che il concreto della vita a cui ci ha richiamato il professor Gheda susciti molte curiosità nei nostri ragazzi. Sì, Giuliana voleva fare subito una domanda. Certo, io vorrei chiedere ad entrambi i professori quali sono gli effetti concreti, gli effetti reali che la modernizzazione, che il benessere ha creato nella vita quotidiana di tutte le famiglie italiane. Io, guardi, se posso, chiedo al conduttore fare un po' di autobiografia personale. Io e il conduttore abbiamo la stessa età e siamo figli del cosiddetto baby boom. Che cosa accadde tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60? Che le famiglie, avendo una condizione di vita migliore, fecero molti figli, o comunque fecero figli con la presunzione che potessero stare bene, che potessero stare meglio di loro. Meglio di loro. E io mi ricordo, insomma, all'inizio degli anni 60, una famiglia modesta di persone, genitori che lavoravano, ma insomma senza essere benestanti, che si ritrovarono ad avere l'auto, ad avere il frigorifero, la televisione, le prime vacanze a 6-7 anni che probabilmente mai avevano fatto i miei genitori, che io cominciai a fare verso l'inizio degli anni 60. Questo accadde, che tante persone, tante famiglie che fino ad allora non potevano vivere in quel modo, cioè permettersi il piccolo agio di una vita, di una qualità della vita migliore, poterono cominciare a farlo. Il professor Ridolfi ha svelato alcuni arcani della sua biografia, che poi è una biografia collettiva di tutta l'Italia di quegli anni, ma continuiamo il nostro itinerario negli anni della ricostruzione e del boom economico. La gente lascia la campagna e si raccoglie nei centri industriali. Dal sud prosegue l'esodo verso il nord, bisognoso di braccia. L'industria italiana non si limita più ai settori tradizionali dei tessili e degli alimentari, ma raccoglie successi nella grande industria siderurgica e meccanica, chimica e delle materie plastiche, cantieristica e delle costruzioni. I transatlantici italiani si distinguono per linea e grandezza. Scoppia il boom edilizio. Le città si trasformano e assumono gli aspetti delle metropoli. Roma e Milano superano i 2 milioni di abitanti. Torino, Genova, Napoli e Palermo sono oltre il milione. La cronaca di tutti i giorni racconta di un'Italia rurale che prende sempre più i caratteri dell'Italia cittadina. Si diffondono nuove strutture, nuove abitudini, nuovi consumi. Il vestito buono non è più riservato solo alla domenica. Fantasia e buon gusto danno un senso diverso alla giornata degli italiani. Le massaie sperimentano le lavatrici automatiche. Il televisore entra in tutte le case e con lui Mike Bongiorno. L'Ascia o raddoppia è diventato il gioco nazionale ed è con i suoi patetici personaggi il respiro di sollievo di chi finalmente ha potuto mettere da parte le preoccupazioni per pensare a divagarsi. Si parte da 9 automobili ogni 1000 abitanti nel 1951 e arriveremo alle oltre 600, 609 degli anni 2000. Professor Ridolfi, quanto conta l'automobile nel cambiamento dell'Italia e degli italiani? Nel processo, diciamo, di sviluppo industriale del paese, le auto, la motorizzazione sono state un volano centrale. Lo vediamo oggi che, diciamo, invece la realtà dell'industria automobilistica è completamente diversa rispetto ad allora. E allo sviluppo dell'industria automobilistica, la Fiat in particolare, ma c'erano, come tutti sappiamo, altri marchi, la Lancia, l'Alfa Romeo, eccetera, corrispose da parte delle istituzioni, del governo, della classe dirigente, una grande attenzione verso le infrastrutture, le autostrade. Nel giro di 10 anni quel nostro paese riuscì a costruire un'ossatura che dal nord arrivava fino
praticamente alle regioni estreme meridionali, quelle infrastrutture che poi hanno rappresentato il luogo, il veicolo della circolazione, dell'incontro e che in qualche modo sono rimaste ancora lì come le strutture portanti dello sviluppo industriale di questo paese. Bene, allora adesso andiamo ancora a vedere un altro filmato dell'Istituto Sturzo, continuiamo a vedere questi cambiamenti. Persegue, nello stesso tempo, una politica economica che ha dato i suoi frutti e che risulta efficace per il progresso del paese. La disoccupazione diminuisce, aumenta il tenore di vita. Entriamo in quella fase che verrà poi chiamata il miracolo italiano. L'Italia, che era un paese prevalentemente agricolo, è oggi diventato un paese prevalentemente industriale, inserendosi fra le nazioni sovrasviluppate. L'aumento della produzione industriale supera le previsioni più ottimistiche. Le esportazioni aumentano a ritmo crescente. Un'idea di questo progresso impetuoso ce lo dà l'andamento degli investimenti. Dai 2.000 miliardi del 1951 si passa ad oltre 5.000 miliardi del 1961 e a quasi 7.000 nel 1965. Gli investimenti significano produzione più massiccia, maggiore occupazione, riduzione di costi, maggiore e più diffuso benessere, aumento dei consumi. I consumi, che nel 1951 ascendevano ad 8.000 miliardi, salgono nel 1961 a 17.000 e nel 1965 a oltre 27.000 miliardi. Anche il reddito nazionale del paese aumenta. 10.000 miliardi nel 1951, 23.000 nel 1961, 35.000 miliardi nel 1965. Esempio tipico della nuova situazione economica italiana è l'incremento della motorizzazione e il conseguente sviluppo di una moderna rete autostradale che sta ormai per congiungere il nord con l'estremo sud. Quando l'Italia, l'Italia al lavoro. Gabriella, a voi la parola. Allora, professor Gheda, strade, ponti, la motorizzazione, c'è già allora sono gli anni della Cassa del Mezzogiorno, c'è già una coscienza ambientale, cioè sì, l'Italia deve crescere, ma che bisogna, è opportuno anche per il futuro tutelare l'ambiente o no? Ma non abbiamo l'impressione che ci sia tanto questa attenzione. Un po' come potremmo dire adesso nella Cina di questi ultimi anni, quando c'è questa crescita industriale impetuosa, l'obiettivo in qualche modo nell'agenda sia delle istituzioni pubbliche, sia come dire, delle iniziative private, è quella appunto della produzione, della crescita, dello sviluppo. E quindi si punta molto su questo aspetto. Tanto è vero che anche, come dire, il panorama delle città, il panorama anche delle infrastrutture è molto molto condizionato dalla necessità appunto di favorire la tecnica e lo sviluppo in tutti questi ambiti. Questo crea naturalmente anche una forte differenziazione, che già prima c'era ma diventa anche visivamente molto chiara, tra il nord e il sud Italia. È vero, ci sono le autostrade che collegano tutto il paese, però è pur vero che è in questa fase che in qualche modo anche simbolicamente a livello proprio di percezione visiva il nord diventa molto diverso dal sud nelle sue rappresentazioni. E qui si apre in effetti un tema strutturale, o più esattamente si riapre un tema strutturale. Le cifre dicono che il nord, il divario che si mantiene tra nord e sud in questi anni cala, ma resta evidente. Dopodiché con gli anni 70 il divario ritornerà a crescere. Ma restiamo in questi temi, i grandi temi del cambiamento, per sottolineare il fatto che l'Italia non è sola. L'Italia agisce ormai in un quadro che è quello della Comunità Europea, a partire dalla Comunità Europea del carbone e dell'acciaio. E vediamo questo altro contributo filmato tratto dagli archivi dell'Istituto Sturzo. Per assicurare alla nostra industria siderurgica condizioni di parità sul mercato internazionale, l'Italia partecipò nel 1951 alla fondazione della CECA, la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, un ente supernazionale che, fissando prezzi, dogane e salari, regola l'afflusso delle materie prime e il movimento delle maestranze. Molti europeisti sperano che dalla ghianda della CECA nasca la quercia dell'Unione Europea.
L'accordo aveva in realtà profondi nessi politici e manifestava chiaramente l'intento di uno sviluppo pacifico delle relazioni tra Germania e Francia. Con la CECA si compiva un primo passo concreto verso l'Europa unita. Il suo primo presidente fu proprio Alcide De Gasperi. La CECA, il carbone, l'acciaio, come l'Italia si rapporta con questo quadro europeo di investimenti? Vorrei una rapida battuta dai nostri ospiti per poi eventualmente lasciare spazio a Gabriele. Ma una battuta, ricorderei questo. Tra i paesi che furono, diciamo, i soggetti promotori del mercato economico europeo nel 1957, l'Italia era l'unico paese che era uscito sconfitto dalla guerra. E una dei fattori di crescita che spinse l'Italia in quegli anni di grande trasformazione fu anche questo. La Francia e poi la Germania con l'Italia era uscita sconfitta dalla guerra, ma l'Italia quasi come una sorta di doppia sconfitta per le vicende che conosciamo, ebbe un ruolo importante nella costruzione del mercato economico europeo, e questo fu un volano decisivo, a mio modo di vedere, nel favorire il commercio, lo sviluppo, anche gli accordi che si fecero con i paesi europei del MEC per favorire la nostra immigrazione, in modo tale da rendere possibile un'integrazione laddove andavano a lavorare, in Belgio, come in Francia, come in Germania. Secondo me questo fu un aspetto importante negli anni della grande trasformazione italiana. Si supera questo orizzonte autarchico che aveva gravato sul nostro paese negli anni precedenti. Professor Gheda. Sì, è una fase di grande trasformazione. Il discorso europeo in qualche modo diventa anche un volano per l'industria italiana, per la produzione appunto interna che viene esportata, e quindi è una fase in cui anche proprio la modalità con cui l'Italia produttiva delinea il suo futuro tiene conto di questo panorama internazionale mutato e naturalmente con tutte le nuove possibilità che offre di sviluppo. Gabriella, ci muoviamo sempre su questo orizzonte Italia-Europa. Certamente i nostri giovani avranno delle curiosità, Gabriella. Sì, perché è bello essere seduti qui, Francesca, un gran vantaggio, perché qui c'è il futuro che interroga il passato e c'è Luca che voleva chiedere già da tempo qualcosa. Una domanda per il professor Gheda: quali sono i costi e i benefici di uno sviluppo economico così rapido nel quale lo Stato interviene pesantemente? Sì, appunto, parlando ad esempio del piano in a casa a cui si faceva riferimento prima, indubbiamente qualcuno ha parlato di una sorta di sfruttamento delle dottrine keynesiane in Italia, cioè del fatto di introdurre una certa filosofia statalistica. Dall'altra parte il piano Marshall incide fortemente anche dal punto di vista culturale, viene introdotta tutta la cultura americana, i film, la Coca-Cola, i prodotti che poi diventano in qualche modo dominanti di una certa generazione che in qualche modo, non dico tagli le radici col passato, ma viene innervata con questa cultura che viene da oltre Atlantico. Ecco, a proposito della questione dell'intervento dello Stato e della pianificazione, abbiamo scelto per voi un altro filmato. Al congresso di Napoli del 1954, che ascoltò l'appassionato testamento politico di Alcide De Gasperi, la Democrazia Cristiana discusse a fondo l'idea di uno Stato che non deve essere semplice amministratore, ma che nella salvaguardia dell'iniziativa privata deve intervenire egli stesso nella vita economica del Paese. È questo il significato del piano Vanoni, che indicava a grandi linee le iniziative necessarie per sconfiggere la disoccupazione e sanare gli squilibri fra nord e sud, fra città e campagna. La sua realizzazione richiedeva l'appoggio di sempre più larghe masse popolari, dei sindacati e degli enti locali. Dopo molti tentativi falliti, si firmano i trattati europei e si pongono le basi dell'Europa unita. Sono passati 12 anni. L'Italia ha ritrovato il suo posto tra i popoli e il suo prestigio nel mondo. Nasceva il mercato comune europeo, MEC, grazie al quale cadevano progressivamente le barriere tra Stato e Stato. Nel 1960 si dava avvio alla libera circolazione dei capitali. Nell'anno successivo si gettavano le basi per una politica agricola comune, PAC. Abbiamo scelto questo filmato perché ci presenta due temi tra loro strettamente congiunti. L'idea dell'intervento dello Stato, la programmazione economica, i grandi piani di modernizzazione, e dall'altro anche l'apertura all'Europa e la caduta delle barriere. Sono due questioni che apparentemente sembrano tra loro contraddittorie, ma che
in realtà ci dicono anche della complessità di quegli anni. Il paese cresceva tumultuosamente, ma bisognava in qualche modo organizzare e bisognava soprattutto venire incontro alle diseguaglianze che questo sviluppo tumultuoso poneva nella società italiana. Sì, indubbiamente in questa fase il governo italiano sente l'esigenza di intervenire direttamente nello sviluppo e quindi nell'economia. E quindi, ad esempio, viene creato il Ministero delle Partecipazioni Statali e il Ministro dell'Economia, Vanoni, progetta una serie di piani che dovrebbero portare l'Italia in qualche modo allo stesso livello delle altre grandi, dei grandi altri paesi europei. Per fare questo, naturalmente, lo Stato deve mettere il suo contributo e la sua parte, e questo apre uno scenario nuovo in Italia, lo scenario in cui appunto la grande industria privata si avvicina allo Stato e se ne fa sostenere, con tutte le problematiche annesse a questa partecipazione. Dall'altra parte non possiamo dimenticare che proprio attraverso questa fase che nasce quello che oggi è il terzo gruppo petrolifero mondiale, cioè l'ENI. Ecco, sono anni quindi di lavoro, sono anni di sacrifici, sono anni di investimenti. Questo nuovo contributo filmato, sempre proveniente dall'Istituto Sturzo, ci permette ulteriormente di esaminare altri importanti aspetti. L'Italia partecipa alle grandi rassegne fieristiche internazionali. Un tempo la gente si vantava di possedere prodotti dell'industria tedesca o americana. Adesso i prodotti italiani reggono il confronto con le industrie più famose. Esportiamo televisori e auto, tubi d'acciaio, calcolatrici, trattori e impianti industriali. In tutti i continenti il lavoro italiano realizza grandiose iniziative. L'ENI è presente in Marocco, in Persia, in Egitto, nel Ghana. L'opera di Mattei porta il nome dell'Italia moderna nei principali paesi mediterranei e stringe legami di collaborazione impensabili appena pochi anni prima. In Africa un'impresa italiana e operai italiani costruiscono la diga di Kariba, la più grande del mondo. Ginevra, Londra, Parigi, New York, Tokyo espongono i nostri prodotti. Anche gli italiani mostrano di essere capaci di imprese gigantesche. La fiducia sostiene le iniziative più coraggiose. Il traforo del Monte Bianco, il più lungo traforo mai tentato, diviene presto una realtà. Insieme a quello del San Bernardo, apre nuovi collegamenti con i paesi europei. Situazione più felice non poteva darsi per celebrare a Torino i 100 anni dell'Unità d'Italia. Quando l'Italia celebrava i 100 anni dell'Unità, ci siamo lasciati con le immagini di Torino 1961, siamo usciti da poco dalle celebrazioni del 150esimo dell'Unità e molti hanno fatto anche dei paragoni. Ma credo che questo gioco di date, questo gioco di anniversari e soprattutto queste immagini, le immagini che abbiamo visto di un miracolo per tutti, cioè di un miracolo economico che si diffonde nella società, abbiano suscitato delle curiosità nei nostri ragazzi. Mi chiedevo, l'industria si sta affermando, ma si afferma non solo in Italia ma anche all'estero, quindi nasce il brand italiano, il brand Made in Italy. Quali sono gli autori del Made in Italy e cosa hanno fatto per tutelarlo? Il Made in Italy è l'ufficializzazione di uno stile, di una creatività che si applica anche al mondo dell'economia, al prodotto industriale, le Alfa Romeo, il caffè, la moda, l'abbigliamento, una certa eleganza tutta italiana che comincia a diventare un riferimento, le scarpe, le cravatte, una serie di cose
che danno l'idea di un paese che si sviluppa non solo nei settori primari, nell'industrializzazione, nella meccanizzazione, ma in tutto quello che rappresenta anche la qualità della vita. Made in Italy come migliore possibile migliore qualità della vita. Ecco, credo che qui ci sia uno dei segreti del miracolo italiano, cioè questa capacità di prendere dalle tradizioni, di prendere dal tessuto e di proiettarlo su un orizzonte più ampio, su un orizzonte più moderno. E abbiamo scelto per voi un altro filmato, Quando l'Italia. 1962 è l'anno del Concilio Ecumenico Vaticano II. L'attenzione di tutto il mondo si volge ancora a Roma. L'Italia cattolica, nell'accogliere i 2500 vescovi dei cinque continenti, mostra di voler far suo il messaggio di pace e di universalità che viene dalla Basilica Vaticana. A Bruxelles, Piccioni, Colombo e Rumor si battono per l'unità politica dell'Europa e per l'ingresso dell'Inghilterra nel MEC. L'Italia punta a unioni sempre più larghe di popoli. Per aiutare la pace sarei disposto ad andare in capo al mondo, aveva detto in Parlamento l'onorevole Fanfani, interpretando forse come non mai il desiderio di tutti gli italiani. Il recente viaggio a Washington su invito di Kennedy è la riconferma di questa volontà e insieme la riprova del posto conquistato dal nostro paese fra le nazioni occidentali durante questi 20 anni di lavoro e di progresso. 20 anni di nuova storia italiana, regolati dalle scelte e dalle originali intuizioni della DC, sostenuta con fiducia dagli elettori anche nei momenti difficili. Questo filmato proviene, come gli altri che stiamo vedendo, dall'Istituto Luigi Sturzo e naturalmente si parla anche della guida politica di questi anni della modernizzazione, di questi anni del miracolo italiano. Non c'è però soltanto la politica, non ci sono solo i partiti, i governi, ci sono anche le forze sociali. E vorrei proprio chiedere ai nostri ospiti quali sono, come si organizzano, come diventa vivace, come diventa rappresentativa questo tessuto che attraversa tutta l'Italia. C'è un tessuto sociale che naturalmente risponde appunto anche delle componenti politiche, delle correnti di pensiero che sono presenti nel paese, quindi ancora una volta ripetono in qualche modo gli schieramenti che sono appunto alla base del sistema partitico italiano. E questo significa però animare il popolo nel tempo libero soprattutto, quindi creare delle occasioni di incontro, il cinema culturale, il cineforum, le occasioni degli spettacoli teatrali, la stessa stampa che anima il dibattito culturale, poi come avevamo ricordato in precedenza l'introduzione della televisione nel 1954, è una fase in cui indubbiamente la società viene animata e viene coinvolta anche secondo un progetto che dal punto di vista politico ha una caratteristica, se vogliamo, in parte didattica, didascalica. Bisogna insegnare alle persone, bisogna che le persone capiscano e abbiano dei punti di riferimento ai quali aderire. Questo dall'una e dall'altra parte. Ecco, come situarsi nel cambiamento? E credo che a questo punto lo spazio sia tutto dei ragazzi, Gabriella. Una bella questione, come situarsi nel cambiamento. Professor Ridolfi, no? Abbiamo visto un paese che cambia abbastanza rapidamente. Lei prima ci faceva degli esempi concreti, come è cambiata la sua famiglia, le vacanze. Mi domando, gli italiani che diventano più ricchi, che hanno più desideri, più bisogni, diventano anche progressivamente un po' più materialisti? Come cambiano i valori degli italiani in quegli anni? Beh, emerge un dato generazionale che differenzia la generazione che nasce tra gli anni 50 e gli anni 60 dalle generazioni precedenti. Insomma, avere una qualità della vita diversa e migliore fa anche crescere diversamente. C'è un processo di acculturazione, tutti i figli, diciamo, di famiglie anche normali poterono andare all'università, uscire dalla propria città, dal proprio paese. A quel punto emerge un problema intergenerazionale che probabilmente in passato non era stato così vivace e ci sono modelli e stili di vita diversi rispetto ai genitori, non parliamo poi rispetto ai nonni, e questo crea una dialettica nella società, nell'Italia degli anni 60, che poi produrrà i fenomeni successivi, il movimento studentesco, il movimento operaio. Si perde qualcosa, professor Gheda,
Cioè si acquista molto, si perde qualcosa in termini di valori? Si perde, o meglio, ci si dimentica provvisoriamente di quello che è il retaggio contadino dell'identità italiana. L'Italia fino al dopoguerra è rimasto un paese profondamente contadino, con una sapienza, diciamo, legata molto ai tempi della natura. È quello che dicevamo, anche un po' questo allontanamento dalla dimensione dell'ambiente. Dall'altra parte si acquista però appunto questa maggiore consapevolezza, e come diceva giustamente il mio collega, questa generazione che cresce negli anni 50, questi nuovi giovani, saranno i primi a frequentare in massa l'università e saranno quindi poi quelli che animeranno il dibattito della contestazione. Anch'io, una nota biografica minima, sono del 1968 e quindi in qualche modo sono figlio della generazione successiva che ha vissuto proprio sull'esperienza di questi giovani che, avendo soddisfatto i bisogni primari, la salute, il nutrimento, la casa, cominciano a pensare più in grande e cominciano a pensare a trasformare la società, e non a caso questa trasformazione parte come esigenza all'interno dell'università. Ecco, io volevo chiedere, ma concretamente la famiglia in che modo cambia? Ma la famiglia in Italia è in gran parte la famiglia cattolica. Non possiamo negare che indubbiamente c'è una forte tradizione che lega appunto a questo modello, se vogliamo, sociale. E questa famiglia naturalmente cambia nel momento in cui cambia il ruolo della donna. La donna acquisisce una sempre maggiore spazio e libertà, datogli appunto dagli strumenti nuovi che ha di aiuto in casa, e anche in pratica dalla possibilità di cominciare ad arrivare vicina al mondo del lavoro. Questo ruolo della donna che cambia comporta, d'altra parte, una trasformazione anche degli equilibri familiari. È vero, c'è una grande crescita demografica all'inizio, ma poi la donna comincia a pensare anche al suo profilo individuale, di realizzazione individuale. Questo naturalmente a lungo andare cambierà un po' gli equilibri interni allo stesso modello familiare tradizionale italiano. Professor Gheda, professor Ridolfi, mi viene a dire certo che oggi viviamo in un'Italia molto lontana da quella mostrataci nei documentari di Don Luigi dell'Istituto Sturzo. Questo boom del 1953-1968 non dura troppo poco? È una riflessione che... Sì, oggi possiamo dire che è durato troppo poco, ma in realtà è durato tanto, perché 15 anni, anche di più. Dunque, se non ricordo male, noi tra la fine degli anni 50 e la metà degli anni 60 viaggiavamo sul 7-8% di aumento del PIL ogni anno, il prodotto diciamo lordo che determina lo status di un paese rispetto ad un altro. Fino al 1980 in Europa siamo stati secondi dietro la Germania, siamo stati quindi all'apice nello sviluppo economico tra i grandi paesi europei. Quindi abbiamo avuto 15-20 anni mediamente in cui l'Italia era al top tra i paesi europei, e una decina di anni in cui era assolutamente al top. Chi studia economia sa che si vive di cicli, di momenti di grande sviluppo, di momenti di stasi, addirittura di recessione, di crisi come siamo oggi. Il problema vero è che non siamo riusciti probabilmente dopo gli anni 70 a consolidare quel grande sviluppo economico e a renderlo permanente. Ecco, era troppo fragile probabilmente rispetto a quello che poi abbiamo visto si è avverato negli ultimi 2-3 decenni. In effetti il vero problema è consolidare, il vero problema è inserire quegli elementi strutturali che permettano ad un paese che si è messo al lavoro, che è cresciuto velocemente, permettono a questo paese di occupare stabilmente quel posto che ha conquistato sulla spinta di uno slancio volontaristico. Adesso abbiamo un ulteriore filmato in cui questi elementi di riflessione cominciano a venire fuori. Era quello di De Gasperi e dell'intera Democrazia Cristiana, un discorso che andava oltre le frontiere nazionali. L'alleanza con gli Stati Uniti fu allora, come si disse, una scelta di civiltà. Ma l'Italia libera voleva essere un'Italia europea, in un'Europa unita. Il processo di unificazione europea ha avuto momenti di slancio e momenti di pausa. Anche oggi certe polemiche e certi egoismi nazionali non sono spenti. Con Adenauer, con il francese Schuman, De Gasperi creò tuttavia una costruzione storica. Unione doganale, unione commerciale, collaborazione industriale. I lavoratori possono passare liberamente le frontiere.
Le nostre industrie hanno lo sbocco necessario per i loro prodotti. Sappiamo far fronte alla concorrenza degli altri paesi. L'Europa è ancora da completare, ma si è fatto molto. Scegliere l'Europa significò anche, in quegli anni, rifiutare l'autarchia, credere nella capacità dell'Italia di produrre più e meglio degli altri. Negli anni 50 si parlò di miracolo economico e sappiamo che non fu un miracolo vero. Erano rimaste ombre, non si erano superati squilibri vecchi di secoli. Si diffuse però un benessere che il nostro paese non aveva mai conosciuto. Il nord alla pari dei più progrediti paesi europei. Il sud che usciva dalla povertà e dall'isolamento. Paese di gente che sa lavorare, l'Italia, che sa faticare quando serve. I lavoratori producevano ricchezza, gli imprenditori mostravano di essere capaci di fare il loro mestiere. C'era uno spirito di sacrificio, iniziativa. E c'era la guida politica, nella stabilità politica e nella sicurezza garantita dal Patto Atlantico e dall'Associazione Europea. Negli ultimi fotogrammi di questo filmato abbiamo visto gli italiani al lavoro. Il miracolo economico, il boom dell'Italia, infatti è fatto proprio dalle persone che concretamente lavorano, gli uomini e le donne. Abbiamo visto le donne trovano finalmente anche il loro riconoscimento lavorativo. Naturalmente tutta questa produzione produce dei frutti e questi frutti devono poi essere ripartiti. Vorrei tornare con i miei colleghi proprio su questo dato, sulla rappresentanza del mondo del lavoro e sul dialogo tra le forze produttive all'interno, abbiamo visto anche dal filmato, di un quadro di governabilità e di un quadro europeo che in qualche modo garantisce appunto la sostenibilità e garantisce anche i frutti di questo sviluppo. Professor Ridolfi. Ma dunque, la prima fase dello sviluppo economico avvenne durante gli anni 50 con forti tensioni tra le rappresentanze del mondo imprenditoriale e le rappresentanze del sindacato. Conflitti aperti anche con intromissioni della politica a svantaggio dell'un sindacato rispetto ad un altro. Questo da una parte. Tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60, con il mutamento del clima politico, si avvia la fase cosiddetta del centro-sinistra, muta il rapporto intanto all'interno del mondo sindacale e poi tra il mondo sindacale e il mondo imprenditoriale. Insomma, se questo grande sviluppo c'è stato, anche il mondo del lavoro ne deve beneficiare. Allora gli orari di lavoro, i salari, i ritmi, l'organizzazione interna alla fabbrica sono temi che cominciano a diventare oggetto delle nuove piattaforme sindacali. Nel 1962 a Torino c'è uno dei primi momenti di conflitto sociale, uno sciopero importante che preannuncia quello che sarebbe accaduto nella seconda metà degli anni 60, ma che apre ad un modo diverso di intendere le relazioni tra il mondo del lavoro e il mondo imprenditoriale. Sì, questo internamente al mondo del lavoro e attraverso le rappresentanze. Naturalmente anche la Chiesa in qualche modo resta fuori da questo grande dibattito relativamente alle condizioni di vita degli operai, del lavoro in generale. È in questa fase che si elabora una vera e propria pastorale del lavoro, sono gli anni in cui si costruisce la Conferenza Episcopale Italiana, in cui il Cardinal Siri da Genova lancia i cappellani del lavoro, i cappellani di fabbrica, gli anni che porteranno poi successivamente addirittura a una radicalizzazione della presenza del sacerdote nel contesto appunto del mondo produttivo attraverso la figura dei preti operai, per cui anche la Chiesa con la sua dottrina sociale, con i suoi attori istituzionali e sociali, in qualche modo cerca di dare il proprio contributo appunto a questo nuovo mondo che ha davanti, che è appunto il mondo industriale e i suoi diritti e le sue opportunità. Ecco, abbiamo visto quest'Italia al lavoro, ma anche quest'Italia che si associa, quest'Italia ricca di fermenti associativi e ricca di mondi vitali. Gabriella, ci sono altre domande? Sì, credo che ce ne fosse una intanto. La domanda che volevo rivolgere a entrambi era: mentre in Italia vivevamo il boom economico, cosa succedeva nel resto del mondo? Beh, no, la fase, velocemente, diciamo, quelli sono anni 50-60 fino alla crisi del 73,
di grande sviluppo generalizzato nel mondo occidentale. Diciamo tra l'Europa e le Americhe, l'America del Nord, quella è la fase cosiddetta dell'oro, insomma del grande sviluppo, delle grandi trasformazioni. Quindi l'Italia beneficia di un trend positivo sia in Europa sia nel mondo occidentale. E questo ovviamente ha favorito quello che è accaduto in Italia, indubbio, perché altrove c'era ugualmente una fase di grande espansione, sicuramente. Una fase di grande espansione e anche una fase in cui nel mondo cominciano ad affacciarsi nuovi attori, comincia la cosiddetta decolonizzazione. Il sistema mondiale diventa più ricco, si affacciano nuove nazioni, nuovi stati, anche nuovi conflitti. In che modo le grandi organizzazioni internazionali contribuiscono a questo, a questa governance, diremmo oggi con una parola moderna, di un mondo che appunto è un mondo in fase di vigoroso sviluppo? Diciamo che dalla fine del primo conflitto mondiale era nata la Società delle Nazioni, alla fine della Seconda Guerra Mondiale nasce l'ONU e quindi in qualche modo dopo i grandi conflitti emerge questa esigenza di dare una governance internazionale relativamente alle relazioni internazionali tra i paesi. Questo naturalmente in un quadro molto delineato come è quello della Guerra Fredda, in cui ci sono, per così dire, i bianchi e i rossi. Certo. E in questo contesto naturalmente le relazioni internazionali sono fortemente condizionate da questa contrapposizione. Nonostante tutto però la dimensione internazionale cresce, se non altro come esigenza, se non altro come spirito dei popoli, che proprio è stato citato nel momento sportivo, trova una delle sue in qualche modo rappresentazioni primigenia in qualche oltre modo. Che in queste realizzazioni, in queste grandi realizzazioni di opere e di infrastrutture che adesso stiamo vedendo sempre dai filmati che abbiamo visto in questa puntata e nelle altre del nostro viaggio nell'Italia del miracolo. Gabriele, la storia accelerata di questi anni sicuramente pone molte altre domande. Beh, ce ne sarebbero tantissime, però al termine, diciamo, di questo percorso che ci ha portato a rivivere gli anni felici, no? Gli anni del boom, Francesco, vorrei sapere, posso farla a te questa domanda? Vorrei chiederti, ma allora, gli italiani hanno maggiori bisogni, hanno maggiori desideri, accedono alle case, alle automobili, sono davvero più felici questi italiani? Il miracolo economico fotografa un'Italia felice, oggi si parla molto, no, di misurare il benessere degli stati, non solo con il PIL ma con la felicità, sono felici? Era un'Italia che aveva fame, come si dice in linguaggio calcistico. Quando non si vince per molto tempo si ha fame di vittorie. È un'Italia che si mette al lavoro ma che secondo me mantiene la sua identità. E questo forse è il segreto del nostro paese. In questi anni, ma anche negli anni successivi, e forse è il segreto che ci può permettere per diversi aspetti di ripartire. Ma forse ci sono altre domande dei nostri ragazzi. Giuliana. Sì, io infine vorrei sapere quali sono le eccellenze italiane di questo periodo. Una battuta per i nostri ospiti. A me viene in mente subito il cinema. La Dolce Vita, Fellini, 1960, ma prima De Sica, Rossellini. 10-15 anni di cinema italiano con delle vette mai più raggiunte e con una notorietà assolutamente mondiale, un'eccellenza in tutti i sensi. Paolo Ghida. Per restare alla metafora sportiva, l'automobile, la Ferrari, un altro brand, come si dice oggi, che si è imposto sia dal punto di vista sportivo ma anche proprio come marchio, come moda in un certo senso per quanto riguarda il mercato automobilistico e che trascina tutto il mercato automobilistico italiano come immagine con la Fiat naturalmente e con le altre case automobilistiche. Io vorrei ricordare il premio Nobel Natta, quello che ha inventato i polimeri, la plastica e ha sviluppato questo importantissimo settore industriale. Ma siamo in conclusione e vorrei lasciarvi con un filmato che ci dice qual è il motore e qual è la garanzia per lo sviluppo, allora come ora e come in futuro. Quello che era stato chiamato l'ascensore sociale, che permette lo sviluppo ma permette anche di consolidarlo. Prima del filmato, allora un saluto a tutti voi, un saluto ai nostri ospiti, un saluto agli spettatori, un saluto ai ragazzi, un saluto a Gabriella e ci vediamo ad una prossima puntata, Quando l'Italia. Il piano pluriennale democristiano per la scuola aumenterà le scuole materne in modo da assicurare ai fanciulli fino a 5 anni un idoneo avviamento alla vita, istituirà nuove scuole e classi per
assicurare l'istruzione elementare a tutti fino al 14° anno di età, favorirà la diffusione dell'istruzione professionale dopo il 14° anno di età, in modo da adeguare la preparazione dei giovani alle esigenze dello sviluppo economico nazionale. Farà concedere borse per tutti i giovani, capaci, meritevoli e poveri, per studiare anche fino all'università. Rinnoverà programmi, mezzi didattici e scientifici, per consentire alla scuola italiana l'efficace svolgimento della sua alta missione.